Buongiorno, oggi giornata meravigliosa, c'è il sole che illumina completamente il bagno, come potete vedere c'è una luce pazzesca e io amo svegliarmi con questo sole perché mi fa venire voglia di fare un sacco di cose, mi rende proprio più produttiva. Infatti, come prima cosa stamattina, anche se in realtà la mattina è già passata perché tra una cosa e l'altra io sono sveglia dalle 10 alle 9 tipo, sono le 11:20, sono ancora in pigiama, adesso lavo i capelli e poi mi cambio. Stamattina voglio fare anche una maschera, prima di fare lo shampoo utilizzo una maschera di Marmade, sapete che ormai lavo i capelli solo con i loro prodotti da più di un anno e mi trovo bene, quindi faccio un impacco pre-shampoo, poi vado a lavarli con shampoo e balsamo e faccio sempre il balsamo anche se prima faccio la maschera perché mi piace proprio avere i capelli morbidi, luminosi. Mi piace andare a fare qualche impacco in più del capello e quando ho tempo per farlo lo faccio sempre. Tipo oggi non lavoro, sono a casa, ecco perché sto registrando questo video. E quindi mi prendo anche cura al 100% dei capelli perché dovevo lavarli ancora ieri, poi ho rimandato, però sono un po' sporchi. Non so se dalla videocamera si vede, specialmente qui, e quindi vado a fare lo shampoo. Sono sul sito di Marmade perché mi è venuto un dubbio e infatti ricordavo bene, questa maschera nello specifico, quella che vi ho fatto vedere poco fa, è da mettere dopo aver fatto lo shampoo, non prima, quindi non è una maschera, cioè non è un impacco per shampoo questa nello specifico, come la maggior parte delle loro maschere in questo barattolino. Quindi rettifico tutto, mi faccio lo shampoo, metto il balsamo e poi utilizzo la maschera. Meno male che ho guardato. Capelli lavati, nel frattempo li ho lasciati avvolti all'interno di un panno per assorbire l'acqua, diciamo in eccesso. Nel frattempo mi sono truccata così almeno quello è fatto. Non so se le sentite, Joe e Mocha, ma stanno abbaiando come delle matte. Vede che sta passando qualcuno perché noi abbiamo la fortuna di avere un parco bellissimo davanti a casa, però ovviamente passano tante, cioè, tante persone, passano un po' di gente, magari con i cani o vengono i bambini al parco a fare un girettino con i genitori, loro puntualmente si vedono qualcuno si mettono ad abbaiare come matte, più che altro Mocha. Perché è più lei che appaia, anche se la più piccolina, lei per questo è la più tremenda. Una cosa che faccio sempre prima di asciugare i capelli è vaporizzare questo spray che protegge i capelli dal calore, è sempre di Marmade, tra l'altro l'ho quasi finito, lo metto proprio su tutti i capelli. Abbondo sempre in realtà, specialmente sulle punte e ora li asciugo. Capelli asciugati e completo il trattamento utilizzando qualche goccina dell'elisir alla vaniglia di pomelo che rende i capelli ancora più luminosi, brillanti e profumati. E alla vaniglia uso questo perché è quasi finito, infatti il contagocce non mi prende più il prodotto e vado così. Basta davvero poco prodotto perché altrimenti i capelli si ungono e lo metto soltanto sulle lunghezze e sulle punte. C'è qualcuno qua che si sta lavando i dentini qui accanto a me. E voilà! Adesso dobbiamo anche preparare il pranzo perché nel frattempo si è fatta ora di pranzo. Comunque, questo è il risultato dei capelli. Se che dici? Belli, Belli? molto belli. Molto belli. Adesso mi cambio perché non posso stare tutto il giorno in pigiama e poi prepariamo il pranzo. Abbiamo appena finito di pranzare e adesso c'è una luce molto forte perché ho acceso la cappa per illuminare il piano perché mi piace cucinare con il piano luminoso, quindi anche se è giorno normalmente l'accendo. Comunque, a parte questo, avevamo in frigorifero aperto da un po' di giorni le piadine, ne era rimasta soltanto una, quindi cosa si fa?
se non una bella piedina con un po' di crema spalmabile. Ma che bontà, ma che bontà questa robina qua. Adesso facciamo metà per uno, metà per me e metà per ste. Io comunque amo la piadina con la cioccolata e abbiamo utilizzato, cioè ormai mangiamo soltanto questa, non prendiamo più la Nutella da più di un anno e mezzo, ma mangiamo la nocciolata, questa con crema al cacao e nocciole, che è praticamente finita, ma ieri ho fatto una piccola spesa e ho già fatto la scorta. Guardate un po' qui, la crema si è praticamente sciolta, perché la piadina è bella bella calda. Ogni tanto, devo essere sincera, dopo pranzo mangio volentieri la piadina con la cioccolata. Quando vado al ristorante, ti ricordi? Cioè, quando andavamo al ristorante, perché ormai è un po' che non andiamo, ora qua che bella. Prendi quella parte vuota dal meccanico. Cioè, un pezzettino di piadina per la gioia, poca poca, soltanto la piadina, la parte senza la cioccolata, e un pezzettino piccolo per Mocha. Dicevo, quando andavamo al ristorante, cioè io sono una di quelle che deve ordinare quasi per forza il dolce. Infatti quando leggo il menù vado poi a sbirciare i dolci prima ancora di ordinare il primo piatto, perché mi piacciono. Quindi normalmente, di solito, io prendo sempre il dolce, preferisco mangiare solo il primo o solo il secondo per avere lo spazio per il dolce. Volevo farvi sapere una novità. Ste cambierà lavoro, lo sappiamo ormai da qualche settimana, più di qualche settimana, e si allontanerà ancora di più da casa, perché andrà a lavorare a Milano. In realtà già adesso non lavorava troppo vicino a casa, però era sicuramente più comodo rispetto a Milano, però ha ricevuto una proposta molto interessante per un'azienda molto importante e ovviamente ha colto subito al volo questa opportunità, questa occasione, e farà una nuova esperienza lavorativa. Non vedo l'ora di scoprire, di vedere insomma come andrà. E a tal proposito, visto che si tratta di un'azienda dove l'inglese la farà da padrone, insomma si utilizzerà tanto l'inglese, ad esempio durante uno dei vari colloqui, dei tanti colloqui che ha fatto prima di, insomma, di essere scelto, ha fatto anche un colloquio completamente in inglese. Sta facendo delle lezioni online per migliorare ancora di più il suo inglese, per parlarlo in modo più fluente, e sta utilizzando l'app Cambly, che vi lascio anche qui in descrizione. Lui fa due lezioni a settimana, mezz'ora per ogni lezione, e si sta trovando molto bene. Lui ha scelto un insegnante, perché dovete sapere che all'interno di questo sito, di questa applicazione, potete scegliere il vostro insegnante preferito, quello che a pelle vi ispira di più, vi sembra più in linea con le vostre esigenze. Infatti per ogni insegnante c'è un video, una mini presentazione per capire un po' il tipo di insegnante che poi decidete con cui decidete di fare le lezioni. Sono disponibili 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, quindi qualsiasi volta voi vogliate fare una lezione potete trovare vari professori disponibili sulla piattaforma. Lui ha scelto il suo professore, quindi puntualmente un paio di volte a settimana si ritrova con lui in videochiamata e interagisce appunto con questo professore che è madre lingua e gli insegna, va a correggere magari quelli che sono magari i suoi punti deboli. Si sta trovando molto bene, tant'è che ha fatto l'abbonamento per più mesi e piano piano insomma andrà a migliorare ancora di più il suo inglese. Già lo parla bene, però saperlo parlare in modo fluente, essere sicuri di se stessi quando si parla l'inglese, è sicuramente molto importante.
te, sia per chi ci ascolta, ma anche per noi che lo parliamo. E quindi, visto che dovrà parlare spesso in inglese anche a lavoro, vuole migliorarlo ulteriormente. Quindi, quale occasione migliore se non approfittare di questa nuova esperienza lavorativa e della possibilità che Cambly ci ha dato di provare il loro servizio? Qui in descrizione vi lascio il link e il codice sconto Giada Fra, che vi dà la possibilità di provare gratuitamente questo servizio, quindi una lezione gratuita di 15 minuti, oppure di avere un 40% di sconto sulle lezioni che poi decidete di acquistare. Lui si trova benissimo, me ne ha parlato davvero molto molto bene, quindi ci tenevo a consigliarvelo se magari avete, non so, dei colloqui di lavoro in inglese, volete andare a migliorarlo. Potete organizzare delle lezioni online prima di questo colloquio, o se dovete entrare in un ambiente lavorativo come sta facendo lui e dove l'inglese è molto fa parte proprio del lavoro, sicuramente saperlo parlare bene ed essere sciolti quando lo si parla è una cosa super positiva. Detto questo, non vi dico dove andrà a lavorare perché non so se vuole che si sappia, però sia io che lui siamo molto contenti di questa azienda, perché è un'azienda super potente e non vedo l'ora di vedere quel che combinerà. Sono troppo troppo orgogliosa. Visto che c'è una bella bella giornata oggi, che dite? Andiamo in giardino un attimo insieme? Vuoi uscire? Vuoi uscire? Vieni. Via, vai, vai. Ma che bella giornata di sole. Una meraviglia. Comunque, un'altra cosa che dobbiamo fare è dare la semina qui, perché c'erano delle aiuole l'anno scorso che abbiamo tolto, però poi non abbiamo seminato l'erba perché eravamo un po' in ritardo con il tempo, perché era praticamente già estate, e quindi abbiamo questa parte di giardino che non è un vero giardino perché manca praticamente il prato. Questa invece è la siepe, che non vedo l'ora che cresca. Adesso che arriva la bella stagione farà un cambiamento pazzesco. E qui ci sono le piccole che vogliono giocare. Non ci arrivo. Lascialo, lascialo, dov'è? Gioia, lascialo, come faccio? Lascialo, lascialo. Ce l'ha in bocca? Ma si può, ma si può. Con la zampetta su. Fenicottero, fenicottero. Ieri ho preso al supermercato questa barretta che non ho mai provato e sinceramente non avevo neanche mai visto. Ne ho presa una al cocco con cioccolato fondente e una con il caramello. Per merenda vado ad assaggiare questa. Vediamo com'è. Tra l'altro le vendevano soltanto singole così e non a pacchettini, e quindi al momento ne ho presa una per gusto, perché non so se, cioè non so come sono, quindi prima le provo, in caso se mi piacciono ne prenderò altre. Mi sono messa il giacchino perché per uscire avevo un pochettino freddo, cioè c'è il sole, però le temperature non sono come quelle estive, quindi ho messo il giacchino anche se fuori si sta bene. Andiamo a assaggiare la mitica barretta che ho comprato ieri. Non è male, adesso lo assaggio anche se non è male, però secondo me manca di zucchero, cioè non sa, secondo me non c'è proprio lo zucchero, non è dolcissima, c'è il cocco che la rende dolce. Ti piace? Non male. Non è male? E niente. Non so come conto di questa. Sa di poco. Buona la mia? No, questa sa di cioccolato, mi è forte. Qua mi sa di poco. Te l'ho detto. Però proteine 14%. Se vi ricordate, nell'ultimo video, sì, nell'ultimo video avevo. No, nel penultimo, oddio.
non mi sto ricordando, no, nel penultimo video, nel vlog, che è uscito prima del video dedicato alla cucina, vi ho fatto vedere lo shopping che ho fatto da Ikea, l'ultimo giorno praticamente di libertà, perché poi ci hanno messo di nuovo in zona arancione e non ci si può spostare nuovamente per comuni, quindi non sarei più potuta andare all'Ikea. E sapete che ho comprato delle tende, queste che sono quelle color sabbia. Le ho prese perché mi piacerebbe metterle in camera da letto, ma al momento non ho il bastone e quindi intanto restano confezionate così. Mentre quelle bianche che ho preso da sostituire a quelle che ci sono adesso in taverna, o meglio, le ho prese per avere il ricambio quando vado a lavare le altre, perché sono tutte e due bianche, ma sono di due modelli diversi. Quelle che sono adesso, che abbiamo messo adesso, sono bianche, ma sono molto molto velate, molto filtranti, quindi si vede proprio la finestra fuori. E inizialmente avevo scelto quel tessuto lì proprio perché, essendo sottoterra, la luce comunque entra molto meno rispetto qui in casa, e quindi avevo scelto una tenda il più leggera possibile. Mentre poi, quando sono andata l'ultima volta, ho preso un modello sempre filtrante, ma più leggermente più coprente rispetto a quella che c'è adesso, e la voglio vedere appesa, così da rendermi conto se è meglio quella che c'è adesso o quella che ho preso poi. Comunque non vanno male, perché in caso le vado ad alternare ogni tanto. E quindi adesso scendo in taverna, così vi faccio vedere quella che c'è adesso, che è montata ormai da diverse settimane, però anzi forse anche un mesetto, però non ve l'avevo ancora fatta vedere. Poi facciamo questo cambio, così vi faccio vedere come ci sta il tendaggio nuovo e mi dite quale secondo voi ci sta meglio. Ed eccoci in taverna, manca ancora il tavolo, ma tra poco ci sarà. Comunque questa è la tenda che avevo preso ancora diverso tempo fa, e questo è il bastone che abbiamo scelto, che abbiamo preso su Amazon. Sono un pochettino lunga, come vedete, perché toccano terra, però stavo quasi valutando l'idea di lasciarle così, così appoggiate a terra. Forse non mi dispiacciono, però vabbè, in caso facciamo presto a tagliarle, portarle a misura. Sicuramente le voglio che arrivino fino al pavimento e vadano quindi a coprire anche questa parte, diciamo, sotto la finestra, come se fosse una porta finestra. Però anche così appoggiate, devo dire che francamente non mi dispiacciono, sicuramente si sporcano di più così. Comunque questa è quella più chiara, come vedete, perché appunto si intravede fuori, che poi in realtà fuori non abbiamo niente, perché la finestra comunque, vedete, è così coprente, e di qui abbiamo la bocca di lupo per far entrare comunque un po' di luce, e sotto c'è il termoconvettore che va poi a scaldare la taverna. Questa è la prima opzione. Adesso vado a cambiare, metto l'altra, così vediamo un po' come ci sta. Così sono metà e metà, ne ho messa soltanto una da questa parte. Come vedete è leggermente più coprente, leggermente. Adesso vado a cambiare anche questa, così ce l'ho uguale, anche se mi aspettavo un effetto proprio diverso, invece si assomigliano tanto tanto. E questa è l'opzione della tenda numero 2. Devo dire che adesso che la vedo completa da entrambi i lati, questa è più coprente, si vede di meno dietro, e forse la preferisco. Anche questa è decisamente lunga, e in realtà forse un pochettino sarebbe da accorciare. Comunque mi piace una meraviglia come ci sta. Mentre qui dove c'è la cucina, vedete, qui ancora non c'è niente, cambia
completamente tutta un'altra cosa. Metteremo sicuramente anche la tenda qui, però non abbiamo ancora fissato il bastone, in quanto, come vedete, abbiamo avuto un problema con questo termoarredo, perché termoconvettore, scusate, perché non stava andando, quindi è venuto l'idraulico che ce l'ha smontato e deve venire a completare tutto quanto. Quindi intanto l'abbiamo messa soltanto di qua ed è meravigliosa. Io preferisco la seconda opzione, come vi ho detto, perché è più coprente, però la luce entra lo stesso. Dovrò prenderne un'altra, perché ne ho presa soltanto una per fare la prova, vedere se mi piaceva l'effetto, e quindi con calma poi andrò a prendere la seconda, anche se, come vedete, in cucina non è ancora completato, quindi con calma, non abbiamo fretta. Però almeno l'angolo salottino dove c'è il divano, il camino, e fra poco arriva il tavolo, perché mi hanno chiamato dopo pranzo, il corriere mi ha detto che lunedì ci consegna il tavolo, almeno io penso che sia il tavolo, perché mi ha chiamato un corriere, di solito non mi chiamano mai, e mi ha detto appunto che aveva un pacco molto grosso da consegnarci, e sto aspettando solo quello di grande, quindi sicuramente è quello. Magari lui non sa effettivamente cosa mi sta consegnando, però mi ha chiamato per chiedere appunto se eravamo a casa. Siamo a casa, e quindi lunedì ci sarà il tavolo, che non vedo l'ora di vedere. Speriamo di riuscire a montarlo da soli, perché sarà molto pesante assemblare il tutto, e se ce la facciamo poi spostiamo quello che abbiamo qui adesso in casa, in taverna, così almeno l'angolo in taverna dove c'è camino, dove ci sarà il tavolo con le sedie e il divano, almeno è completato, e poi con calma andremo a finire tutto il resto, e non vedo l'ora di vederlo. Mi hanno mandato una foto a lavoro finito, chi mi ha fatto il tavolo, e mi piace tantissimo, però vederlo dal vivo è sicuramente un'altra cosa, e non sto più nella pelle, perché l'abbiamo scelto, abbiamo iniziato a guardarci intorno a novembre, inizio novembre, siamo a marzo e ancora il tavolo non c'è. Quindi immaginate, già io sono una che quando sceglie di fare un piccolo cambiamento, di cambiare qualcosa, non vede l'ora poi di vedere la modifica fatta, come ad esempio con i gradini, e quindi con il tavolo che lo sto aspettando da tanto tempo, figuratevi, non sto proprio più nella pelle. Stasera, dopo una vita, ho deciso di prepararmi dei burger di zucchine io, perché il bello Ste ha deciso di farsi portare da sporto il Mac, quindi per me ho scelto soltanto le patatine, visto che non avevo voglia di prepararle, da accompagnare con i burger che ho già preparato. Questi sono burger, ve li avevo già fatti vedere parecchio tempo fa come li preparo. Alla fine uso le zucchine che faccio rosolare un po' in padella, poi per una decina di minuti, poi aggiungo il pane grattugiato, un pizzico di sale, il formaggio grattugiato e un po' di pan grattato. Realizzo poi il mio burger, la mia pallina, e per preparare questa quantità, quindi 4 burger, ho utilizzato 2 zucchine. Stasera probabilmente ne farò 3, i 3 più piccolini, mentre quello più grande lo conservo magari per domani. Volendo si possono anche fare, congelare e scongelare quando vi servono, però io li preferisco fatti e mangiati al momento. Invece lui ha scelto per un panino del McDonald's, e quindi io, già che ha fatto l'ordine, ho fatto aggiungere delle patatine e la torta, una fetta di torta per colazione domani, già che ci siamo. E però loro, cioè la consegna è tra le 19:30 e le 20, quindi io fra 10 minuti metto sul mio burger, perché se poi arrivano a 7:30 io non ho la cena pronta, perché di solito quando ci danno una fascia d'oraria così di mezz'ora sbagliamo sempre i tempi, quindi, perché loro arrivano puntuali tipo a 7:30 e io mi faccio trovare pronta dopo. Quindi stavolta li anticipo, mal che vada mangerò le patatine a parte. Hamburger pronti, è arrivato anche il Mac, che tempismo perfetto. Sono più le patatine dell'hamburger, però in realtà ce n'è un altro che si sta preparando, invece Ste un tristissimo panino. Scherzo. E stiamo guardando la penultima puntata di Lucifer. Abbiamo finito di cenare, ci siamo messi a letto perché adesso inizia Sanremo, quindi guardiamo
lo guardiamo direttamente dalla camera da letto. Maledetto te che hai voluto la TV in camera. Sapete che la stiamo usando? Non pensavo, ma la stiamo utilizzando. Quindi alla fine hai avuto ragione. Come sempre. Come sempre no, però stavolta hai avuto ragione, alla fine è comoda, quindi stasera guardiamo la TV da qui. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, ciao!